Io calcolo che l'affare dovrebbe fruttarci all'incirca 2 milioni. Sì, 2 milioni di dollari tutto compreso. Soldi ti piacciono e forse al posto del cuore hai un grosso dollaro d'argento. Ma fatti furba, se stai al gioco ne avrai una montagna. Che sciocca, vero? È la prima volta che ci vediamo dopo tanti anni e mi perdo a far discorso. D'ora in poi vedrai che tutto andrà meglio. Centinaia di migliaia di dollari. Ma che cosa ti fa pensare che potrai avere delle cifre simili? Non posso dirti altro, non posso parlarne, ecco. Neanche la tua piccola Sherry? Non avrei dovuto neppure accennartene. E non è che io non abbia fiducia in te, ma è che se gli altri lo vengono a sapere... Chi gli altri? Insomma, non posso dirti niente. Allora hai parlato, gliel'hai detto, eh? Non è vero, non le ho detto niente, non sono mica matto. Boffone! Avanti, sputa fuori la verità. Vuoi sapere chi mi ha detto tutto? Canaglia! Il film in questione è il terzo diretto da Stanley Kubrick e il primo prodotto da James B. Harris, cineasta statunitense, che finanziò poi anche Orizzonte di Gloria del 1957 e Lolita del 1962. La sceneggiatura è adattata dall'omonimo romanzo di Lionel White e opera dello stesso Kubrick in collaborazione con Jim Thompson, noto scrittore e sceneggiatore statunitense molto legato al genere noir. Il grande regista e il suo socio decidono di raccontare l'intricato sviluppo della vicenda tramite una narrazione diegetica, ovvero indiretta, scomposta in linea temporale, seguendo le esperienze di vari protagonisti, non solo dal punto di vista dell'ideatore del progetto, ovvero Johnny Clay. Il risultato è stupefacente sia in termini di narrazione che di suspense, in quanto il film ha il potere di incollare lo spettatore allo schermo, presentando una serie di personaggi decisivi per le sorti del colpo, che Kubrick riesce a caratterizzare in modo splendido. Tra tutti il personaggio di Sherry Pitti, la donna perfida e insoddisfatta che trama alle spalle di un marito che non ha mai né amato né stimato, ottimamente resa dalla straordinaria attrice Mary Windsor. Ma costei non è l'unica donna a segnare il fallimento completo e plateale del piano, tecnicamente assai ben congegnato. Nel finale, a sorpresa, il destino crudele si rende protagonista di un gesto a dir poco plateale, che nasce da una distrazione fatale di una donna, destinata a rendere scenografica, oltre che amara, l'ultima straordinaria sequenza di questo noir perfetto. Da quel momento, dal genio di Kubrick, si sono ottenuti solo capolavori, pochi numericamente, ma tutti di massimo livello.